Ok, è partita. Bene. Se siamo tutti pronti, ciao e buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda lezione, dico bene, di topografia e orientamento. Questa sera parleremo di topografia e orientamento in ambiente montano. Vedete tutte le slide? Aspetta, adesso vedete me le slide, eh? Adesso cosa vedete? Solo le La slide. slide. Vedete Sì, solo la bambino, slide. prima le Perfetto. slide. Quindi alternerò un po' la slide, un po' la mia figura, che così almeno ci guardiamo anche in faccia. L'obiettivo di questa sera sarà approfondire le nostre capacità di orientamento, con la conoscenza di alcuni strumenti che ci possono aiutare. Questo per evitare il più possibile il rischio di perdersi in un ambiente poco antropizzato o poco conosciuto. E quindi cosa faremo questa sera? Guarderemo cosa vuol dire orientarsi in montagna, ma anche l'importanza di sapersi orientare. E vedremo quali sono quelli che vi ho detto prima, che ci sono degli strumenti, perché l'orientamento c'è chi ce l'ha ed è una cosa innata, ma c'è anche purtroppo chi ha dei problemi e fa fatica, molto più fatica magari di altri, a orientarsi. Però per fortuna ci possono essere degli strumenti che ci aiutano, le carte topografiche, la bussola, l'altimetro, il GPS, questo ultimo nuovo strumento che ci può aiutare. Chiuderemo con dei consigli pratici per non perdere l'orientamento. Faccio una premessa. A me non piace fare un monologo, quindi mi piacerebbe che se avete qualche dubbio, qualche domanda, voi mi fermate e intervenite e così ci fermiamo e magari discutiamo. Quindi tanto non siamo tantissimi, siete una decina circa. Quindi più che un mio monologo, mi piacerebbe un confronto, se avete qualche dubbio, ben disponibile questa sera a sciogliere questi dubbi qua. Se non mi fate le domande, ve le faccio io. Questa è la prima, ma questa vi do una risposta io. Perché facciamo una serata del genere? Questa che vedete è una tabella stilata dal Soccorso Alpino che è suddivisa per cause di intervento, cioè quante volte il soccorso alpino interviene e perché interviene. È del 2015, è la più carina che avevo, ma se prendiamo quella del 18, 19, 20, anzi forse 2020, gli interventi sono stati anche di più per tutta una serie di motivi di gente con meno preparazione che è andata in montagna. Quello che ci interessa a noi, se guardiamo alla terza riga, la perdita d'orientamento è al terzo posto. Cioè, molto spesso, cioè nel 2015, il soccorso alpino è intervenuto è intervenuto 846 volte perché qualcuno ha avuto dei problemi di orientamento e non sono pochi. Non solo, io vi ho messo altre due frecce, una per ritardo e una per sfinimento, che sono altre due cause che si possono quasi definire con cause della perdita d'orientamento, perché cosa succede quando io perdo l'orientamento? Molto probabilmente provo a ritrovare il mio sentiero, lo cerco, vado a destra, vado a sinistra, salgo, scendo. Questo cosa succede? Fa passare il tempo scorre. Quindi può succedere che nella mia programmazione di un'escursione che avevo preventivato, che so, 4 ore, ho perso un'ora a ritrovare il sentiero giusto, questo mi porta del ritardo. Ma se invece di un'ora sono due, sono tre o addirittura sono quattro, questo potrebbe essere un problema. Ti Sì? fermo un attimo perché stavo chiedendo, vediamo tutti molto sfocato le tue slide. Rimediamo, così vedete ancora meglio. Eccola qua. Quindi parlavamo dello sfinimento, che è una concausa della perdita di orientamento dovuta anche al ritardo, perché io vado su, vado giù, cerco questo sentiero, non lo trovo, risalgo, riscendo, a un certo punto mi sfinisco. Se io faccio la somma di tutte queste cause, addirittura sulla destra ve le ho messe in percentuale, vuol dire che il 18% delle volte appunto interviene per delle cause che sono inerenti all'orientamento. 18 su 100 non sono poche. E quindi ecco perché è importante sapersi orientare. Ma qua lo chiedo a voi, cosa vuol dire secondo voi sapersi orientare?
Qualcuno me lo vuol provare a dire? Lo mordo, tranquilli, potete sbizzarrirvi. Io intanto sistemo tutta la mia attrezzatura. Non c'è nessuno che si vuol lanciare? Non so, secondo voi, l'orientamento... Direi che capire dove nord, poi capire dove orientarsi per tornare indietro. Capire in qualche modo dove siamo per poter ritornare indietro, ho capito bene? Sì, anche per capire dove è il nord. Dov'è il nord? Il nord, vedremo, è giusto, è corretto, Patrick, vero? Dico bene? Sì. È giusto, perché a noi vedremo dopo che ci servirà sapere dov'è il nord. Qualcun altro? Quindi sapere dove sono per poter tornare indietro. Ma siete d'accordo con me che ci può servire anche per andare avanti? Nel senso che se io dal parcheggio della mia auto, quando decido di fare un'escursione, decido di andare su una cima, su un qualsiasi sentiero per arrivare a una cima, può essere importante sapere che cosa trovo e dove vado per arrivare alla meta? Beh sì, direi che è fondamentale è sapere dove andare per poterci arrivare, cioè come fare ad arrivare dove ci siamo prefissi di andare. È giusto, no? A me piace riassumere tutto quello che è la minestra dell'orientamento. Io stasera sarò il cameriere, quindi vi servo questa zuppa calda della topografia e dell'orientamento. A me piace riassumerla come con questa frase. Orientarsi vuol dire essere sempre consapevoli, ho evidenziato la parola sempre, di dove siamo, sia sul territorio sia su una carta. Sapere da dove siamo arrivati, dove stiamo andando e cosa c'è tra noi e la nostra meta. Quando io ho ben presente tutte queste cose qua, in qualche modo mi sto orientando, perché ho tutto sotto controllo. So da dove sono venuto, so cosa c'è fra me e il punto che voglio raggiungere, so dove sto andando e cosa trovo e cosa mi devo aspettare per arrivare proprio alla meta. Quindi finché io ho tutto chiaro in questa frase, va bene. Quando inizia a mancarmi anche qualcosa, io in qualche modo sto perdendo l'orientamento. Ho detto prima e l'ho anticipato nella prefazione che non tutti hanno la capacità di orientarsi, è spesso innata, ma per fortuna appunto ci sono degli strumenti che ci possono aiutare, in primis la bussola. La bussola che vedremo dopo, perché andiamo tutti questi strumenti a vedere più o meno approfonditamente, perché siamo in didattica a distanza, dovremo fare degli esercizi. Sicuramente tutto quello che dirò verrà poi messo in pratica nelle vostre uscite, quindi sarà una cosa da approfondire in ambiente. Due ore di conversazione di questa sera possono essere, soprattutto i dubbi, risolti in 10 minuti di esperienza in ambiente. Come dicevo, la bussola, questo strumento che addirittura funziona senza batterie, siamo nel 2021 e questo funziona ancora senza batterie. Fondamentalmente cos'è? Ha un ago magnetico dentro che ci indica il nord. Quello che avevamo detto era, qualcuno di voi ha detto, è importante sapere dove è il nord. Intanto questo è uno strumento che ce lo dà, perché quell'ago nella parte rossa che vedete, quello ci dà la direzione nord. Non si vedono le slide. Quindi vi siete persi un pezzettino di questa cosa qua. Dove ero rimasto? Questo l'abbiamo visto. La bussola, ok. L'altimetro, un altro strumento che ci aiuta, perché ci dà la quota sul livello del mar, quindi ci dice a quale altitudine siamo. Non solo. Vedremo che l'altimetro non fa solo questo, ma ci aiuta anche per un'altra cosa. Il GPS, questo strumento innovativo tecnologico, che questo è veramente uno strumento importante che per andare in montagna può fare la differenza davvero fra perdere del tempo rispetto a poco tempo. Io mi individua subito la mia posizione, è molto vantaggioso, ma ha anche poi dei difetti che vedremo. Il sole, abbiamo detto
che è importante sapere dov'è il nord. Il sole in qualche modo ce lo indica sempre, le stelle, se siamo di notte, perché non necessariamente è sempre giorno, quindi non c'è più il sole, c'è una stella in particolare nel nostro emisfero boreale, quindi dall'equatore verso il polo nord, che c'è una stella, se tutte le altre si muovono, quella sta sempre ferma. E guarda caso è la stella polare che ci indica sempre il nord. Se noi la sappiamo riconoscere, quella stella ci darà la direzione nord. Però attenzione, perché nessuno di questi strumenti accennati prima è utile, tra virgolette, forse il GPS, ma anche lì ha dei limiti, se io non ho con me nella mia escursione, o addirittura non la uso per programmare un'escursione, una carta topografica. Questo è lo strumento principe per andare in montagna, per evitare tanti di quei problemi che abbiamo visto prima del soccorso alpino. Io vado avanti, ma se avete qualche dubbio, basta che me lo dite, io mi fermo e ne parliamo. Quindi, cos'è una carta topografica? Fondamentalmente è una rappresentazione grafica su una superficie piana di una porzione più o meno estesa di territorio, di crosta terrestre. Qua c'è già qualche limite alla carta topografica, perché ho detto che è su superficie piana, quindi due dimensioni rispetto al territorio che ha tre dimensioni, quindi viene in qualche modo schiacciata. Ora, in questa figura qua in basso si vede la rappresentazione, in sezione viene come se io schiacciassi, la vedessi dall'alto, la schiaccio su una superficie piana e mi viene fuori questa cosa. Guarda caso, la dimensione che si perde è proprio l'altitudine, cosa che per me può diventare fondamentale per andare in montagna. Cioè sapere a che quota sono quando vado in montagna è molto importante. Purtroppo con questa rappresentazione si perde proprio l'altimetria. È compensata poi con altre cose che vedremo, però è già un limite di qualcosa che è questa rappresentazione. Ecco, qua vi ho messo un altro disegno, nella parte alta c'è il disegno del territorio, di una porzione di territorio vista a volo d'uccello, quindi dall'alto, e la sua sotto rappresentazione topografica. Quindi la carta topografica non è altro che un disegno che è composto da punti, da linee, da simboli, da cifre, da lettere, da parole che rappresentano il nostro territorio. Ecco, questo che vedete in sfondo è la rappresentazione di una porzione di territorio. Tutto chiaro fino a qua? Nessuna domanda? Adesso entreremo un pochino più nel vivo della cartografia. Vi ho detto che la cartografia è importante, almeno proviamo a entrarci dentro e guardiamo cosa una buona carta escursionistica, noi che siamo escursionisti, se è una carta escursionistica è meglio. Una buona carta escursionistica ha sempre una leggenda di cosa è rappresentato sulla carta, e molto spesso è rappresentata con dei simboli che si possono chiamare anche simboli convenzionali, perché per convenzione si usa proprio quel simbolo lì per rappresentare la determinata cosa nel territorio. Si dice anche che sono intuitivi, perché bene o male per associazione assomigliano molto a quello che voglio rappresentare. Io faccio sempre l'esempio del castello, oppure anche della chiesa, cosa che qui non vediamo rappresentata, la leggenda è molto più ampia. Una cosa importante è da verificare, soprattutto quando vado a acquistarlo. Cioè, se andate a acquistare una carta che è escursionistica, quindi dedicata all'escursionismo, sicuramente ha una leggenda, però è giusto puntualizzarlo. Quindi quando voi in carta non sapete un simbolo a cosa si riferisce, basta prendere, andare, di solito è a margine, nel vertice di una carta, può essere dietro, più o meno estesa, questa leggenda della simbologia che ci dice quello che è rappresentato. C'è una domanda da parte di Lorenzo, Lorenzo può intervenire. Mi può interrompere tranquillamente. Che dice topografica ed escursionistica, sono sinonimi? Bravo, bella domanda. E io la giro a voi. Qualcuno mi vuole rispondere? Ve lo dico io. Topografia è un po' una
classificazione, carta geografica, carta corografica, carta escursionistica, scusate, carta topografica, topos, luogo, è greco, corografica, corum, che raggruppa una determinata estensione di territorio, per farvi un esempio, una carta geografica è una carta che rappresenta l'Europa, è in funzione della scala, cosa che vedremo prima. Una carta corografica ha una scala maggiore, quindi una riduzione minore, che può rappresentare, che so, l'Emilia Romagna intera. Una carta topografica rappresenta poco più di una decina di chilometri di territorio, fino ad arrivare alle piante o mappe, che sono ancora più piccole e di conseguenza ancora più dettagliate. Di ogni classificazione di carta si prende per fare l'uso che serve. Se a me serve, vi faccio un esempio, una carta per vedere la distanza fra me e Barcellona, non prenderò una carta topografica perché avrei bisogno di una serie di carte infinita da portarmi con me. Fondamentalmente, per andare a Barcellona mi serve una carta di scala maggiore, quindi una corografica, perché c'è identificata l'autostrada che mi passa al confine con l'Italia, la Francia e la Spagna. Se io sono un escursionista, la mia dislessia, avrò bisogno di una porzione di territorio perché ci vado a piedi, che sarà ben più piccola dell'altra. Carta escursionistica invece è una carta che è dedicata, cioè strutturata proprio a quell'attività. Ci possono essere appunto carte escursionistiche, ma le carte stradali che rappresentano le strade, carte della franosità del suolo e rappresentano un'altra tipologia. Queste escursionistiche dedicate all'escursionismo e molto probabilmente ci sono, e adesso vengo alla slide successiva, rappresentati i sentieri, perché per un escursionista è importante alla fine percorrere quello che è la sentieristica. Questa è una cosa convenzionale, quindi la troverete un po' in tutte le carte, indipendentemente, carte escursionistiche, indipendentemente da quale andate a comprare, cioè in funzione delle marche o della casa editrice che la edita, che la produce, queste cose le troverete sempre e sono anche la cosa più importante che servono a noi escursionisti. Quindi la rappresentazione dei sentieri, che fondamentalmente è un sentiero semplice, facile di classificazione e escursionistica o anche turistica, sarà una linea continua, di norma è di colore rosso, e anche questi sentieri sono anche abbastanza anche questi intuitivi, perché se noi andiamo a vedere la differenza fra quello sopra e quello sotto, che già inizia a essere tratteggiato, cosa sta a rappresentare? Un tratto un pochino difficile, un pochino più impegnativo, magari il sentiero è più ripido, è più esposto, può essere franoso, può essere che attraversa una zona con dei sassi e quindi viene rappresentato con un tratteggio leggermente più sottile ed è tratteggiato. Via via che scendiamo diventa puntinato. Puntinato è una difficoltà superiore, a volte anche alpinistica. La sapete la differenza fra, se ne potrebbe discutere fino a domani mattina, però fondamentalmente fra quello che è l'alpinismo e l'escursionismo. Qualcuno sa dov'è il confine? Può provare a dirmelo? Voi siete escursionisti, in qualche modo dovreste immaginare qual è il vostro limite. Dove immagino che un sentiero che richiede più un'attrezzatura per arrampicamento, sicurezza, sono associate a quelle più difficoltose, più per alpinismo. Questo può essere giusto. Ho un sentiero dove ho bisogno di assicurarmi o autoassicurarmi, ma fondamentalmente il concetto... scrive la quota anche. I concetti sono due, e adesso ve li dico così magari li memorizzate. Il primo è: se io inizio a poggiare le mani, viene meno il concetto di escursionismo, ma già di arrampicata, quindi è già alpinistica. Ma la cosa fondamentale è che se io scivolo o vado fuori la traccia,
con l'escursionismo magari cado per terra, scivolo, faccio una scivolata. Nell'alpinismo muoio, detta come va detta, quindi è per quel motivo lì che ho bisogno di assicurarmi o di autoassicurarmi. Questo è importante, quindi è quando troviamo un sentiero puntinato, attenzione, perché potremmo andare, conviene oltre a guardare la carta, a leggere anche magari una relazione di quel sentiero, perché io conosco le mie capacità, non mi voglio avventurare in un inceppo solo perché non lo conosco o non ho valutato bene questa cosa. Quindi quando vedete un sentiero puntinato, molto probabilmente servono delle attenzioni in più, fino ad arrivare a dei sentieri rappresentati con delle crocettine, che vuol dire che quella è una via ferrata. Quindi una via ferrata si percorre col kit da ferrata, con l'imbrago, col set da ferrata, quindi il dissipatore e anche il caschetto. Questi sono il modo corretto di procedere quando trovate un sentiero del genere. Questo è importante saperlo proprio per il motivo che vi ho detto prima, nel senso che se io leggo una carta e vedo il sentiero nella mia programmazione, siamo ancora a casa. Cioè io voglio fare un giro, mi do un'occhiata alla mia carta, vedo qual è il percorso, guardo che tipo di sentiero è e adotto dei comportamenti in funzione di quello che io ho visto sulla carta. Quindi questo è importante ed è giusto conoscerli. Chiaramente in ambiente ci sono i riscontri. Il sentiero bianco e rosso, che è il segnavia del CAI, che è rappresentato per lungo il sentiero, molto spesso ha anche il numero rappresentato, quindi vedete un 221, quindi è il sentiero numero 221. A volte ci sono anche delle tabelle, come questa sotto a metà a sinistra, dove mi dà sempre il numero del sentiero, mi dà anche i tempi di percorrenza intermedi, quindi arrivare nel posto X mi servono 30 minuti, nel posto successivo 1 ora e 40, nell'altra meta, che magari è più lontana, 3 ore e 10, quindi mi dà anche un'indicazione di tempo. Si possono trovare le tabelle dove ci dice, attenzione, che questo sentiero è per escursionisti esperti, quindi io non conosco il sentiero, ti comunica il segnale, qua la tabella ti comunica cosa? Io non ti conosco, però ti avverto, ti dico che da qui in poi il sentiero non è più come quello di prima, ma è un pochino più impegnativo, così come si potrebbe trovare una tabella di un sentiero che ti indica che da qui inizia una via ferrata. Di solito all'inizio di una ferrata è sempre segnalato con un cartello rosso ben evidente che ti dice, ok, da qua inizia un tratto attrezzato, è obbligatorio il set da ferrata, il kit e il caschetto, quello che vi dicevo prima. Paolo, posso fare una domanda? Ma certo, non vedevo l'ora. parlando della freccia che segna i diversi itinerari, o meglio il tempo di percorrenza per arrivare alla meta più vicina fino alla meta del sentiero, sì. Ma questi tempi qua in base a che professionalità o sono calcolati? Perché 30 minuti non mi è mai capitato di leggere 30 minuti e poi essere su 30, devo essere sincera. Questa è una stima, però sarà una cosa che fa parte di questa lezione, quindi una volta capito tutto, verificato dove devo andare, vedremo anche ma quanto tempo ci metto da un punto A a un punto B. Ti rispondo parzialmente adesso, dove sono tempi medi che di norma vengono sono basati su un escursionista con un allenamento medio in un orario medio. Di norma ci prendono. No, ma poi è sempre soggettivo, attenzione, io ci posso mettere, qua mi dà 30 minuti, posso dire, oh, però l'ho fatto in 20, perché magari ho un passo diverso, ma ce ne posso mettere 40, perché no? Perché io vado più piano della media degli escursionisti che percorrono quel sentiero lì. Una cosa importante che spesso non viene detta, soste escluse. Esatto. Mi fermo ogni 5 minuti, una volta perché faccio la pipì, una volta perché ho caldo, una volta perché ho freddo, chiaramente i tempi si allungano. Quindi questi sono tempi di percorrenza esclusivamente di camminata, non tengono conto delle soste.
Comunque approfondiamo, tu sei, no, Patrick è il tuo collega, tu non sei Patrick, sei, non si sente l'audio. Marcella. Marcella, così la prossima volta ti chiamo per nome. Va bene. Ci possono essere anche, sempre sui sentieri, in funzione della quota, anche dei paletti conficcati nel terreno, perché non necessariamente ho una roccia o un albero da dipingere o da affiggere la mia tabella. Quindi, soprattutto in alta quota, io posso trovare anche dei palettini, un esempio dove si trovano questi paletti più o meno alti, che so, forse un sentiero che conoscete tutti, da Capanno Tassoni andando verso Croce Arcana. Se non faccio la forestale, quindi la strada, ma a un certo punto esco dal bosco e vado su verso Croce Arcana, non ci sono più alberi da segnare con la vernice rossa e bianca, ma ci sono questi palettini. Ora sono alti un metro abbondante, se non addirittura un metro e mezzo. Questo paletto mi dà un altro vantaggio, che se io segnassi su una roccia per terra, in inverno sparisce tutto. Quindi il paletto, anche se viene, che so, mezzo metro di neve, mi dà il vantaggio di poter vedere da un punto a un altro. Di solito c'è una logica che fa mettere questi paletti qua, nel senso che arrivo al paletto, di norma vedo quello successivo, quindi faccio la mia direzione di marcia. Finisco con un'altra segnaletica, che è quella degli ometti. Quando si va in alta quota, in alta montagna, non c'è, magari è tutto roccioso, non c'è neanche la possibilità di infilare un bastone, cioè un palo come quello sopra, e quindi si mette, verniciare per terra, come ho detto, non avrebbe senso, si mette un mucchietto di pietre che si chiamano ometti. Quindi anche questo ha lo stesso concetto del paletto, cioè arrivo a un ometto, vedo quello successivo e così procedo per il mio percorso. Altra cosa importante, l'abbiamo detto prima, il nord è importante, conosce i punti cardinali, qua sono rappresentati con la rosa dei venti, è importante. Ma perché? Qua ve lo chiedo a voi, ma perché è importante conoscere i punti cardinali? Stiamo parlando di cartografia, Cartografia e punti cardinali, scusate, cosa si incastrano fra di loro? Ve lo dico io? Patrick, tu mi dai soddisfazione, fammi la domanda. Marcello mi stava distraendo. Cos'è la domanda? Adesso vi divido, di banco vi divido. La prossima lezione, uno su un computer e l'altro... Ve lo dico io. Fondamentalmente è importante perché, allora, questa che vedete al centro è la rosa dei venti, quindi la disposizione dei punti cardinali, nord, sud, est, ovest. Contrapposto al nord c'è il sud. Se io guardo il nord, alla mia sinistra avrò la direzione ovest, alla mia destra di conseguenza la direzione est. I punti intermedi, che si chiamano intercardinali, per dire fra il nord e l'est ci sarà il quadrante, si possono chiamare anche quadranti, quadrante di nord-est e così via, sud-est, sud-ovest e anche nord-ovest. Ma perché sono importanti? Perché tutte le buone carte escursionistiche, ma per convenzione tutte le carte, hanno rappresentata la parte alta, cioè scusate, la parte alta rappresenta il nord, cioè se io sono in un qualsiasi punto della carta e vado verso l'alto della carta, io vado verso nord. Di conseguenza saprò qual è il sud, quale sarà l'est e quale sarà l'ovest. In questo modo qua, così impariamo anche a dire non su destra, sinistra, avanti, indietro, ma vado in direzione nord, direzione sud, direzione est, ovest, nord-est, e quindi anche da adesso in poi, quando parleremo di direzioni, io le esprimerò in punti cardinali. Ecco, quindi ve l'avevo anche scritto, per convenzione la parte alta della carta corrisponde sempre al nord. Altra cosa importante che una buona carta escursionistica deve avere è la scala. La scala cos'è? È un fattore di riduzione della carta stessa, cioè è l'espressione del rapporto tra la distanza reale, cioè
quello che è il territorio e la distanza riportata sulla carta. Fondamentalmente è quante volte riduco questa carta, perché chiaramente se io avessi una carta della vostra stanza dove siete adesso, grande come tutta la stanza, e la dovessi disegnare sarebbe inutile, mi porterei un foglio enorme. Quindi adotto un fattore di riduzione. L'esempio, ed è sempre riportata in copertina, perché per me escursionista, lo vedremo a breve, sapere la scala della carta intanto mi permette di capire una distanza in carta da un punto A a un punto B, perché se io non la conosco dico sì, ok, vado in quella direzione, e qui in qualche modo l'abbiamo già un pochino compreso, cioè se il punto A è sotto, esattamente sotto al punto B, vuol dire che per andare verso il punto B vado verso nord, per dire, ma che distanza c'è? La scala mi dà questa cosa, cioè io riesco a capire anche la distanza fra un punto e un altro. Molto spesso nelle vostre carte escursionistiche troverete questa scala qua, 1 a 25.000. Cosa vuol dire? Vuol dire che un'unità sul territorio è stato ridotto 25.000 volte. Un chilometro sul territorio in scala 1 a 25.000 lo riduco, equivale a 250 metri. Cioè, scusate, un centimetro sulla carta equivarrà a 250 metri sul territorio. Se faccio al contrario, un chilometro mi diventano 4 centimetri sulla carta. Molto spesso si fa confusione, avete visto, l'ho fatta anch'io, e adesso vi faccio vedere, vi insegnerò un trucco per arrivare subito a comprendere la distanza. Intanto una cosa che vi volevo dire però è che la scala è importante, è sempre in copertina, ma è sempre rappresentata in due modi: uno con la scala numerica, quindi scala 1 a 25.000, questa carta è stata ridotta 25.000 volte, ma c'è anche, sulla buona carta escursionistica, anche la scala grafica, che mi riporta, vedete questo grafico che vedete, da 0 a 1 mi rappresenta un chilometro, da 1 a 2, e poi è suddivisa per le linee nere e bianche per 100 metri. Quindi se io ad esempio facessi una fotocopia più o meno ingrandita o meno, ma ho sempre la scala grafica nella mia porzione che vado a fotocopiare, io se riporto la distanza sulla scala grafica avrò sempre il concetto di scala. Leggete, anche riesco a capire la distanza. Ecco, questo è il trucchetto che vi dicevo, una cosa semplicissima. Se togliamo 1 a 25.000, se togliamo due zeri dal denominatore, io so subito a quanti metri mi corrisponde un centimetro sulla carta. Qua vi ho fatto anche l'animazione storta. Quindi 1 a 25.000, cosa faccio? Tolgo i due zeri, sono 250 metri. E se io vi dico in scala 1 a 50.000, quanto sarà un centimetro sulla carta rispetto al territorio? Nessuno me lo dice? 500. 500, sempre Patrick, gli diamo il premio. Così come 1 a 100.000, tolgo due zeri, un centimetro sulla carta, saranno 1.000 metri reali sul territorio. Un concetto chiaro per tutti? Abbastanza semplice, no? Vedremo poi che ci sono anche altri modi per arrivare subito a capire una distanza, lo vediamo fra un po'. Ecco, quindi abbiamo visto l'importanza della scala, quindi abbiamo visto la direzione ed è espressa in punti cardinali, abbiamo visto per sapere la distanza da un punto A a un punto B c'è da sapere anche la scala della carta, perché altrimenti se io leggo una carta non ne so la distanza. Ma c'è un'altra cosa importante, come vi dicevo prima, la rappresentazione cartografica è una porzione di territorio tridimensionale riportata a una superficie bidimensionale, e si va a perdere proprio quella che è l'altimetria. E a noi ci interessa, perché dobbiamo andare in montagna, se andiamo in montagna saliamo e scendiamo, se no siamo in pianura o su un altipiano, dipende, però viene meno. Quindi per noi è fondamentale conoscere il dislivello, cioè da un punto A a un punto B. Adesso ho compreso che ci sono 2,5 chilometri, ma quanto dislivello faccio? Io lo posso guardare su una carta escursionistica, perché ci sono sempre rappresentate le curve di livello, o chiamate anche isoipse.
ISO uguale stessa ipsi distanza, che sono equidistanti, prendete questa parola, mettetela in tasca, fra un pochino la ritiriamo fuori, che uniscono tutti i punti di uguale altezza. Qua c'è una rappresentazione che è come se io affettassi una montagna e vado a dipingere, a disegnare tutte quelle righe che mi diranno, cosa mi diranno? Che se io sono esattamente in un punto di quella riga, sono a una determinata quota riferita sul livello del mare. L'altimetria è sempre riferita a zero, che è 0 metri sul livello del mare. Se io sono su quella linea rossa, che vediamo che è diversa dalle altre, se sono esattamente su quella linea, sono a 300 metri di quota sul livello del mare. Equidistanti? No, lo faccio vedere da qua che è più bello. Perché equidistanti? Perché per convenzione si definisce un'equidistanza. Ogni curva di livello ha la stessa distanza rispetto alla precedente e rispetto alla successiva. Guardiamo in questo caso qui a destra in questa scala 100, 200, 300, 400, 500, lo vedete, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso l'equidistanza è di 100 metri, perché salgo di 100 in 100. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500. Lo riprendiamo questo discorso. Come regola generale delle curve di livello, poi andiamo a vedere anche una carta, guardiamo anche come sono rappresentate in carta. L'equidistanza è sempre segnalata sulle carte, aggiungo io, escursionistiche, perché per noi è fondamentale. Un concetto che magari non è così immediato è che se io leggo le curve di livello, le vedo, più sono ravvicinate, più aumenta l'inclinazione o la pendenza. Perché va da sé, qua c'è l'esempio di questo cono, anzi di questi due coni, uno a sinistra e uno a destra, che hanno la stessa base, ma un'altezza diversa. Consideriamo questo cono come una montagnola, una montagna. Anzi, due montagne. Se vedete la loro rappresentazione in sezione, quello di sinistra ha le curve di livello più ravvicinate rispetto a quello di destra. Quindi vuol dire che se io vado a leggere una carta e mi vedo tutta una serie di curve di livello ravvicinate, vuol dire che ci sarà molta pendenza. Se c'è una curva di livello, c'è un dislivello e salirò o scenderò. Oltre alle curve di livello, sono importanti per capire anche le quote, l'equidistanza e i dislivelli, sono importanti le quote. Spesso i punti più importanti, che possono essere le vette sicuramente, spesso, anzi quasi tutte sono quotate, ma così gli incroci, così un ponte, così un passo, sono spesso quotati in carta. Cosa ho scritto poi? Su ghiacciai le curve di livello sono segnate di colore azzurro, sì, perché di norma sul terreno sono segnate di colore marrone. Vi dico una finezza, il colore della carta non si dice marrone, ma si chiama bistro, che è un marrone particolare. Eccola l'equidistanza, forse non è una gran slide, la vedo sgranata io, immagino che anche voi sicuramente non la vedete molto, ma ci serve, va bene per rappresentare quello che voglio dire adesso. Quindi abbiamo detto che l'equidistanza è la differenza di altitudine costante, perché è sempre quella, tra le curve di livello. Questa equidistanza che è rappresentata è di 25 metri, perché se noi andiamo a leggerla, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 143, che è un triangolino dove è la punta della mia montagna. Si può dire che questa rappresentazione qua è un'isola? Patrick, dov'è? No, non lo so. Non lo so. Qualcun altro vuole... Ma guardate che non mordo, Cioè, non mi potete... Sì, per me sì. Sì, perché? Perché parte da zero, allora grande, siamo a livello del mare. Voglio i nomi io. Margherita, adesso ti vedo. Sì, è vero, è un'isola, perché parte da 0 metri sul livello del mare, quindi sul mare, e arriva fino a 143. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, la vicinanza delle curve di livello, nel senso che se io voglio arrivare a quota 143,
che l'avete vista tutta, è rappresentata come quota con un triangolino. Se io vengo da nord, quindi dalla parte alta, e voglio arrivare a quota 143, sempre dal livello del mare, vedete le mie curve come sono più rade rispetto a che se io sono a sud e vado verso nord, come sono più ravvicinate? Il dislivello è sempre lo stesso, io parto sempre da zero gradi, parto sempre dalla spiaggia, ma se voglio affrontare da sud verso nord, mi devo aspettare una salita più impegnativa, sarà più erta, si fa più fatica, è più breve, perché poi alla fine è più breve, però ha una pendenza molto più importante rispetto che se io per salire l'affronto da nord e vado verso la cima. Un'altra cosa delle curve di livello è che se voi andate a vedere una carta topografica vedete che alcune sono più marcate delle altre. Sono più marcate delle altre, soprattutto in questo caso, guarda, lo vediamo anche da qua, la zero, quella che rappresenta il confine fra terreno e acqua, in questo caso abbiamo detto che è un'isola, è più marcata di quella delle 25, del 50. Si ritorna a trovarne una più marcata che è quella dei 100 metri sul livello del mare. Queste si chiamano, quelle più marcate, direttrici, rispetto alle altre che si chiamano ordinarie. Perché si fa questo? Perché chi in qualche modo, il cartografo, colui che disegna le carte e le realizza, ha fatto, è una figata questa cosa qua, perché se io devo guardare un dislivello che è contenuto in 200 metri, faccio la svelta, conto 25-50, ma pensate voi a dover calcolare un dislivello di 1100 metri, 25, 50, 75, cioè finisco domani. In realtà se io mi concentro, mi focalizzo sulle direttrici, 100, 200, 300, 400, 500, faccio molto prima a calcolare un dislivello. Importante saperlo, nella cartografia in scala 1 a 25.000, che è quella di base per noi escursionisti, le curve di livello ordinarie sono ogni 25 metri. Le direttrici sono, così come le vedete in questo esempio qua, di 100 metri. Non è la Bibbia, nel senso che non necessariamente è sempre rappresentata così, però il 99% in una scala 1 a 25.000 troverete la rappresentazione delle isoipse, delle curve di livello, ogni 25 metri. Sempre riferito alle curve di livello, abbiamo detto se c'è una curva di livello vuol dire che c'è una pendenza, si sale o si scende. Se io da un sentiero rappresentato in carta mi taglia determinate curve di livello vuol dire o salgo o scendo, poi in funzione delle quote. Ecco, le pendenze sono importanti perché di norma le escursioni si misurano in dislivello. Cioè, non ho fatto 20 chilometri, ma ho fatto 1000 metri di dislivello. Cioè, una difficoltà delle escursioni, che poi ci darà anche il tempo, che lo vediamo dopo, dipende anche da quanto dislivello farò, non necessariamente da quanti chilometri. Sì, è importante, non è da sottovalutare, ma fondamentalmente un'escursione si calcola in dislivello. Se il vostro sentiero taglia in modo, adesso sto leggendo, perpendicolare alle curve di livello, state o salendo o scendendo un pendio, e questo l'ho appena detto. Se sono molto ravvicinate ci sarà molta inclinazione, quindi la pendenza è notevole. Se sono molto rade fra di loro, questo l'abbiamo visto prima, la pendenza è minima. Se io sono parallelo, vuol dire che cioè il mio sentiero scorre parallelo, o comunque la mia direzione di marcia è parallela a una curva di livello, non sto facendo del dislivello, ma sto andando in piano. Forse in questa slide si vede ancora meglio, vediamo che queste tre freccette D e F hanno tutte la stessa lunghezza, però se questa fosse una rappresentazione cartografica e le linee nere fossero curve di livello, anzi facciamo finta che lo sono, per dire, se io vi dico la freccia D cosa fa? Cioè vado in direzione dalla base della freccia alla punta della freccia D, cosa faccio? Aspetta, sta salendo? Sta salendo. Sta salendo? Esattamente, sta,
sta salendo. E se io invece, perché da sotto 120, sotto quota 125 metri va oltre 150 metri, no? Se io vi dico invece la freccia F sta scendendo? Da 200 va a 125? Da oltre 200 metri, da appena sopra 200 metri sul livello del mare, scende giù a 125 metri. Ma come scende? Più ripida. Ripida! Se vedete, la freccia D ne saliva, cioè nella stessa distanza attraversava due curve di livello. Questa ne attraversa quattro. Quindi è un bel discesone ripido. E invece la E... costeggia stessa altitudine. Quindi stessa quota vuol dire che io vado... in piano. Dritto, sì. D'accordo, bene. Adesso c'è il giochino da asilo, questo. Facciamo il giochino da asilo. Proviamo ad associare quelli che sono sulla sinistra i profili montuosi, cioè la rappresentazione disegnata di una montagna, e sulla parte destra, sulla colonna di destra, come potrebbe essere la sua rappresentazione in carta. 4A. 1C. Se la 2, quale potrebbe essere la rappresentazione del 2? D, facile. Beh, vedi, adesso ormai siete diventati esperti in curve di livello. Vi darò la patacchina da attaccare sulla maglia. No, bene, questo per dire che in funzione è molto importante. Ora, scherzi a parte, saper leggere le curve di livello è veramente fondamentale per interpretare bene un percorso e per capirlo. Io faccio sempre l'esempio, un po' come un musicista leggendo lo spartito riesce anche a sentire la musica, immaginare, uno bravo, chiaramente, uno come me che strimpella va poco lontano, e così come un buon lettore di carta di livello riesce davvero a immaginarsi il territorio come è rappresentato, e molto spesso ci azzecca. Quindi questa, allenatevi, non è così intuitivo saper leggere le curve di livello, però è estremamente importante. Io ve l'ho introdotte questa sera, ma se guardate bene una carta, vedete quante piccole sfumature, quanti dettagli, anche minimi, ci restituisce. Oh, andiamo un po' a vederle queste carte, perché io bla 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 parlo, tra l'altro parlo e vi faccio le domande e mi risponde solo Patrick, insomma... Volevo sentire anche le vostre voci. Eccola qua, una rappresentazione di una carta topografica. Andiamo a vedere com'è fatta. Vedete, intanto i colori. Si vede bene, è un po' sgranata, vero? Un po' intanto i colori. Vedete che anche questi sono abbastanza intuitivi. Il verde che rappresenta la vegetazione, l'azzurro, l'idrografia. Qui si vede un lago e si vedono anche dei fiumi, ma se andiamo a vedere nel dettaglio, fammi prendere questo strumento qua, adesso vedete un puntino, ma non mi piace, io ci voglio proprio disegnare su questa carta qua. Esatto, andiamo un po' a rivedere, ecco, i colori. Quello che è bianco, che a volte è rappresentato anche di marrone, vuol dire che è terreno che è roccioso, addirittura fino a rappresentare con delle baffature nere, perché sì, le curve di livello, qua vi faccio un esempio, qua rappresenta la marmolada, e se, non so se qualcuno la conosce oppure no, c'ha la sua parete sud, quindi dalla cima della montagna che è qua, la parete sud scende verticale di più di 800 metri in alcuni punti sfiora i 1000, e se io la rappresentassi con le curve di livello, insomma, va bene ravvicinate, ma qua sarebbero sovrapposte. Quindi si usa una finezza cartografica, si fa questa baffatura nera che per dare evidenza, tridimensionalità alla carta, per dire lì c'è un salto verticale più o meno importante. Quello della marmolada è particolarmente importante perché va giù proprio in verticale di più di 800 metri. Ci sono rappresentati i ghiacciai, ma ci sono rappresentati, essendo escursionistica, i sentieri. Andiamo a vedere su questo sentiero che è un segnavia numero 605, che è segnato con una linea continua. Si inizia un po' a salire di quota, per dire prendiamo questo 606 che inizia invece a essere tratteggiato, quindi un pochino più impegnativo rispetto al 605, fino ad arrivare qua a Pian dei Fiacconi, che c'era il rifugio perché è venuto giù, quindi questo rifugio non c'è più. Arrivare, se io vado verso sinistra, quindi
verso ovest, troverò un sentiero puntinato, perché qua è un sentiero impegnativo, fino addirittura a salire sul ghiacciaio. Quello che vedete rappresentato in bianco è un ghiacciaio, è il ghiacciaio della Marmolada, che ormai si sta ritirando. Io invito a andare a vedere quella zona, perché fra una ventina d'anni non so quanto ghiacciaio ci sarà rimasto. Per poi arrivare qua, che vedete che ci sono delle crocette, che c'è una via ferrata, la via ferrata ovest della Marmolada, si vede, c'è scritto anche via Fer Marmolada. Ecco, questa è tutta una rappresentazione. Ci sono le curve di livello, che le vediamo benissimo espresse qua, queste. Ci sono le ordinarie e ci sono anche le direttrici, qua si vedono bene. È rappresentato in funzione della quota, quindi se questo è un 2023, questo è un 2009, così di conseguenza quella più alta, questa qua è un 2003, la Marmolada è alta 3343 metri e fino ad arrivare alle linee più marcate, quindi se io voglio dal lago calcolare il mio dislivello, di sicuro non mi concentrerò a leggere le curve di livello ordinarie, ma mi concentrerò sulle direttrici. Ecco un po' la rappresentazione della carta, ve l'ho detto all'inizio, una serie di linee, punti, colori, quote, numeri e scritte che mi danno la carta topografica. E se noi andiamo a leggerla con attenzione, vediamo che ci dà tanti particolari. Se avessimo il modo proprio di riscontrarlo, cosa che comunque capiterà nelle vostre escursioni, carta, ambiente, vedete quanti dettagli ci sono descritti in una carta, che è chiaro che la prima volta magari non si vedono, però sono veramente importanti. Avete qualche dubbio vedendo questa carta, qualcosa che mi volete chiedere? Volentieri. Chiedo una cosa, non esattamente sulla cioè nel senso anche sulla carta, ma uno che fa un corso come il nostro, che non ha particolare esperienza, ad esempio questi sentieri o questo tipo di questi tipi di percorsi, è in grado di farli, ci può andare, non ci può andare, perché così, non so, sembra abbastanza complesso, soprattutto la parte che dicevi sulla parete ovest, eccetera. Beh, però magari le parti più... La parete ovest. No, ma appunto, magari... Il corso serve anche a farvi capire che cosa, quali sono le vostre abilità, potenzialità e fin dove... piano piano riuscirete ad arrivare, insomma serve proprio a questo, a farvi capire quello che siete in grado di fare. Esperienza, come dico io, questa è esperienza, chiaramente le classificazioni, cioè fondamentalmente i sentieri descritti come il 605, guardiamo anche, insomma, andiamo a vedere la quota eccetera, è alla portata di tutti. Può essere già alla portata di meno persone un sentiero che è già tratteggiato, perché magari può essere che devi fare più dislivello. Se guardate, per dire, facciamo sempre l'esempio del 606, da 2074 arriva a 2626 e ci arriva in modo abbastanza continuo. Quindi una persona fuori allenamento magari riesce a fare il 605, che è una passeggiata, rispetto a affrontare un sentiero tratteggiato. Andando sul sentiero puntinato, come dicevo prima, ci possono essere dei problemi di esposizione, quindi magari uno può soffrire di vertigini, forse non è il suo sentiero più adatto, forse c'è bisogno di un equipaggiamento, l'abbiamo visto l'altra volta, di uno scarpone rigido, perché magari è una zona che è scivolosa, è sassosa, qua siamo su della roccia che è abbastanza pianeggiante per il primo tratto, se noi andiamo a analizzarlo questo 606 vediamo che non è particolarmente erto, però attraversa già una zona che sei sui 2500 metri di quota sul livello del mare, quindi un cambiamento, vedremo con la lezione di meteorologia, un cambiamento repentino del tempo richiede anche un equipaggiamento adatto a questa quota, così come ci potrebbero essere delle condizioni già di tratti ghiacciati,
perché magari siamo a inizio o a fine stagione, quindi magari ho bisogno anche di ramponi, di un passo sicuro, addirittura va a finire su un ghiacciaio, e quindi arriva alla Forcella Marmolada, poi vai giù in Val Contrin, se vai verso Val, ma qui attraversi un ghiacciaio, quindi con tutte le non è quasi più escursionistico, tant'è che è puntunato, fino addirittura arrivare alla ferrata dove io ho bisogno di attrezzatura. Quindi sarà, per rispondere a Margherita, sarà un pochino l'esperienza che ti porterà a valutare se tu fai sempre il riscontro carta, sentiero, percorso, a capire quello che può fare per te o è meglio lasciar stare, oppure dire ok, ho provato questo, non ho problemi, vado e affronto qualcos'altro. Non so se ti ho risposto. Sì, sì, no, poi vedevo ad esempio, non so, 619, che anche lì sono varie curve di livello, poi c'è puntinato verso nord, no? Esattamente, c'è un punto. Lì magari vedo che si stringono forse anche un po' le curve, quindi sarà un po' ripido, magari esposto come dicevi tu, e poi dopo riprende il 606, mi sembra. Bravissima, va in direzione al bivio col 606, se noi guardiamo quel pezzo che dal 606, cioè dal bivio 619-606, che è qua, arriva su, quindi va in direzione sud verso Pian dei Fiacconi, si sale, però guardate anche le curve di livello, non sono così ravvicinate, quindi è una salita abbastanza costante, però non particolarmente erta. Brava, sì. Hai fatto delle ottime considerazioni. Stavo per farmi un'idea. Sono andata da ragazzina, ma... Cioè, certe cose non mi sentirei più di fare con tutto quello, perché poi uno ci va così molto all'avventura quando è piccolo, insomma, con poca consapevolezza. Guardando adesso un po' che non avevo assolutamente visto una carta, vedendola in questo modo, sembra completamente diverso. No, così riflettevo. No, correttissimo, anzi, è l'approccio giusto. Hai detto una parola che è giustissima, che è consapevolezza. Cioè io posso affrontare tutto, posso fare tutto, mi posso fare anche del male, meglio evitarlo, purché io sia consapevole. Il problema è quando io faccio una cosa e non sono consapevole. Vi dico una cosa, se a quegli 835 interventi che hanno avuto bisogno dell'intervento del soccorso alpino, gli avessero chiesto, ma scusa, ma tu ce l'avevi, che si sono persi, che hanno avuto problemi di perdita di orientamento, tu ce l'avevi una carta topografica? Molto probabilmente avrebbero risposto, no, tanto è una zona che conosco o l'ho vista, oppure sì, ce l'avevo in fondo allo zaino. Ecco, questi sono i concetti, bisogna essere consapevoli di quello che si va a fare. Vado avanti, bravo. Volevo precisare una cosa a proposito di come vengono segnati i sentieri, no? I puntinati, tratteggiati oppure linea continua. A volte mi è capitato, insomma, specialmente in Dolomite, sono punteggiati, in realtà non hanno una difficoltà particolare come sentiero, ma in caso di nevicate o di freddo potrebbero diventare pericolosi, quindi non è... Cioè magari uno lo percorre d'estate con una bella giornata di sole e tutto asciutto e dice ma perché poi è puntinato, era abbastanza banale come sentiero. Basta che cambi il tempo, che per esempio piova oppure addirittura snevischi un pochettino e quel sentiero lì diventa quasi impraticabile. Per cui quei puntini lì fanno la differenza a questo punto, insomma. Quindi sono cose... appunto che con l'esperienza si imparano e pian pianino, insomma, vedremo anche noi di farvele notare, insomma, durante l'escursione. Certo, fondamentalmente l'avevo detto anch'io, perché è pericoloso quel sentiero 606 dal rifugio, perché siamo a 2400 metri, quindi un cambiamento di tempo, se io sono giù al lago, che sono già una quota che può essere importante, però alle strade ho dei manufatti, cioè quindi ci sono delle case, ci sono delle strutture, ci sono alberghi, eccetera. Quindi un temporale, guarda, ma anche solo quello, cioè preso qua sarà ben diverso che preso qua.
Quindi è per quello, cioè sono al di là della percorrenza, ma si va già in una quota severa, 2500 metri, non sono pochi e non sono da sottovalutare, e mai, perché per quanto dice, ma io sono stato a 4000, va bene, ok, un problema già qua è un problema. Sarebbe una detta, adesso mi sto dilungando, ma una volta ho fatto, vedete questo triangolino che è 2, è l'Alta Via Dolomitica numero 2, e ho trovato dei ragazzi qua che si erano praticamente persi e stavano andando, volevano scendere qua, eravamo qua, e stavano andando in questa direzione. Al che mi fermano e mi dicono, ah ma scusa, ma se vado di qua, vado ritorno giù al lago. Ho detto, guarda, se vai di qua, allora gli ho fatto vedere la carta, gli ho spiegato e gli ho detto, devi andare nella direzione opposta. Ma se non avessero trovato me o qualcuno, questi si sarebbero ritrovati qua, ed era alle 5 di pomeriggio e qua stava piovendo. Gli ho detto, vi dovete anche affrettare perché qua c'è una cabinovia, perché alle 5 chiude e fra 5 minuti piove. Dopo 5 minuti stava, cioè, si vedeva che stava vedendo, questo mi guarda, oh ma sei anche un mago, gli ho detto non è che sono un mago, forse sono consapevole perché ho una certa esperienza di montagna, e qui vado avanti. Ecco, queste un po' tutte le carte che si trovano, ci sono tanti tipi di carte per ogni riferimento, per ogni zona, per ogni territorio, per ogni cima, per ogni gruppo montuoso trovate sempre una scala escursionistica. Poi ci sono le preferite rispetto ad altri, però per dire Compass, Tabacco, un po' meno le multigrafiche, sono un po' più noiose, che rappresentano forse l'Appennino e non sicuramente la zona dolomitica o alpina, però sono tutte buone, e sono, poi la vostra esperienza vi farà anche capire già dalla carta qual è una carta buona o meno buona, qual è fatta bene o qual è fatta male. Edizioni CAI si casca in piedi perché sono proprio dedicate all'escursionismo. Tante carte, un consiglio che vi do: se dovete acquistare una carta, cercate di acquistarla a giornata, perché ogni 3, 4, 5, in funzione della zona, le carte vengono riaggiornate. Quindi magari voi andate in quel posto lì, avete una carta di 15 anni, il sentiero non ci può essere più. Un bravo lettore di territorio che legge e si focalizza sulle curve di livello magari riesce sempre a orientarsi, però se manca un sentiero quando voi pensavate che ci fosse, può essere un problema. Arriviamo anche ai tempi e durata, abbiamo visto tutto, abbiamo visto le direzioni, abbiamo visto la scala, abbiamo visto le distanze, la durata, che qualcuno me l'ha chiesto anche prima. Quindi è molto importante, vi ho detto che spesso si guarda il dislivello e tutto questo ci dà poi i tempi e la durata. È molto importante anche per capire se è fattibile, cioè da un punto A a un punto B, quanto tempo mi serve. La posso fare? Cioè il tempo, per dire, fra estate e inverno c'è molta differenza di luce. Cioè ho bisogno di correre, ho bisogno di alzarmi un'ora prima, oppure gli dedico solo 4 ore perché ho calcolato e valutato che ce la faccio. Di norma, ecco, questi sono tempi escursionistici che vengono applicati anche su quelle tabelle che avete visto prima. Un escursionista medio con uno zaino medio, con un allenamento medio, fa più o meno 300 metri di dislivello in salita, mentre se lo stesso dislivello, cioè se va in discesa, ne fa anche 500 metri, nel senso, in soldoni. Consideriamoci anche che se io sono in piano faccio di media 4 km in piano sempre in un'ora. Ho calcolato il mio dislivello sono a quota 2000, devo andare al rifugio Pian dei Fiacconi che semplifichiamolo è a quota 2006, 300 metri di dislivello in un'ora mi serviranno 2 ore. Siete d'accordo? Quindi questo, prendendo a grandi linee, vedrete che vi allontanate. Poi è sempre soggettivo, c'è chi ce ne mette, io l'ho fatto 1000 metri in 2 ore, bravo, bravissimo. Ma se molto probabilmente sei in gruppo, come usciamo noi, vedrai che uno si ferma, quell'altro rallenta, vi fermate a vedere qualcosa, mangiate un biscotto, bevete una bottiglia d'acqua, vedete che tempo si assottiglia. Non solo, se voi fate un'escursioncina da 2 ore, dici, ah, però in 2 ore ho fatto quasi 1000 metri di dislivello. Però considerate un trekking lungo che parte la mattina
e dura 8-9 ore, a volte anche 11. Alla decima o undicesima ora, molto probabilmente il dislivello sarà molto simile, se non inferiore, a questi 300 metri. Attenzione quando fate le vostre considerazioni in ambiente innevato, perché aggiungeteci del tempo. Io dico almeno un 40% in più, forse è tanto, però dipende dalle condizioni della neve, perché se la neve arriva al ginocchio, procedere sulla neve con le ciaspole o meno, però i tempi sono aumentano. Questo per dirvi che fondamentalmente quello che vedete sulle tabelle sono riferite a tempi estivi. Ecco, qua un riassunto di quello che ho detto. Se io salgo, devo considerare 300 metri di dislivello positivo, perché quando salgo è positivo, in un'ora, rispetto se scendo a 500, se sono in piano, io questa volta la considero non più in dislivello, ma lo considero in piano. Vedo qualcuno che prende nota, ma vi darò le slide. Non solo, vi anticipo che vi ho preparato, visto che siamo in didattica a distanza, vi ho preparato degli esercizi che vi darò e vi darò il compitino a casa, che poi magari se avete voglia la prossima settimana ci colleghiamo 10 minuti prima e lo guardiamo insieme. Andiamo a un altro strumento, alla cartografia. Avete visto, gli abbiamo dedicato questo. Scusa. Sì. Volevo fare una domanda, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. La slide di prima. Volevo chiedere, è più difficile andare in salita oppure in discesa? Come è più faticoso? Bella domanda. Io ti posso rispondere con dipende, che è sempre la risposta che sentirai un sacco di volte in montagna. Quindi quando ti faranno, ma è meglio fare, dipende. Perché da cosa dipende? Dipende anche dall'inclinazione, perché la pendenza fa molta differenza. Dipende anche dalla tecnica che hai, perché salire si sale tutti e si sale quasi, è molto simile alla camminata. Una discesa, soprattutto importante, con un bel dislivello dove devi zigzagare, è sassoso, ti rallenta anche un po', ma devi usare la tecnica. Ci possono essere anche dei problemi legati alle giunture, alle ginocchia. Per dire, se io ho dei problemi alla ginocchia, le discese sono mortali, quindi devo rallentare. Molto probabilmente, se le mie ginocchia non tengono bene, va bene che ci sono gli ausili dei bastoncini, vedrete che aiutano tantissimo in discesa, purché usati correttamente. Se io ho dei problemi alla ginocchia, questi 500 metri in discesa in un'ora possono diventare anche 400, perché devo andare piano. Rispetto a che se sono un ventenne che ho un buon passo, non ho problemi, quasi ci saltello, ed è una tecnica molto, anche molto da fare quando per non sollecitare le giunture. Quindi è difficile darti una risposta, Lorenzo. Ti dico dipende, ma è in funzione dal tipo di territorio. Ti ho risposto? Sì, sì, ok. Ecco, andiamo a vedere la bussola, questo strumento, questi li guardiamo velocemente e li introduciamo, perché qua avrebbero bisogno di esercitazione, cosa che in didattica a distanza si fa molto fatica. Quindi io ve la introduco, questo strumento qua. Fondamentalmente la bussola, come la maggior parte di voi saprete, ha un ago che è attratto dal magnetismo terrestre, quindi dal polo nord magnetico. In realtà se ne potrebbe parlare fino a domattina di magnetismo, senza poi risolvere la questione. Quello che a noi ci interessa è che il punto magnetico, definito nord magnetico, è molto vicino al polo nord geografico. Quindi mi aiuta a capire il nord. Dov'è il nord? Perché mi aiuta e perché mi interessa? Fondamentalmente perché io sulla carta so qual è il nord. Una bussola fondamentalmente mi serve in primis per orientare la carta. Cosa vuol dire orientare una carta? Vuol dire disporre la carta come è disposto il territorio. Cioè, se io faccio allineo, qua vi ho messo tutto, ok, stendiamo la nostra carta, metto la mia bussola sulla carta, ruoto la carta senza toccare la bussola e faccio in modo che la freccina rossa della mia bussola mi vada in direzione della parte alta, eccola qua, vedete la bussola qua che è l'ago, mi segna la parte alta, mi va nella direzione nord. Cosa è successo? Che io ho orientato la carta e ho disposto la carta così come è disposta il territorio. Alla mia sinistra
in carta, avrò quello che effettivamente c'è in ambiente, idem a destra, idem a nord, idem a sud. Questo è la cosa fondamentale che ci fa una bussola. Ecco perché è importante, ve l'ho detto prima, sapere i punti cardinali, sapere che dalla parte opposta si va verso nord, ma non solo. Una bussola come questa in realtà non è solo uno strumento, ma sono due, perché ha anche applicato un goniometro. Quindi fondamentalmente questo strumento è bussola, che ci dà la direzione nord, e anche un goniometro. Chi si ricorda cosa ci si faceva a scuola, alle elementari o alle medie, col goniometro? Si calcolano gli angoli. Bravo Marco, si calcolano gli angoli. Quindi a noi gli angoli erano espressi, ve lo ricordate, da 0 a 360 gradi. Quindi in qualche modo, se io applico i gradi ai punti cardinali, ho dei riferimenti. Vi faccio un esempio: dire se nord è 0 gradi, dire est, posso dire est oppure posso dire 90 gradi, perché si applica un altro concetto, che è il concetto di azimuth. Lo sentirete parlare, lo vedrete, ed è molto importante per capire le direzioni. Intanto vi dico cos'è l'azimuth. L'azimuth è fondamentalmente un angolo. Ecco perché ci serve quella ghiera sulla bussola, perché ci serve a misurarlo, questo angolo. È misurato sempre in senso orario fra me e il nord e fra me e la direzione o il punto che voglio mirare. Spiegato in esempio pratico, la slide qua di sotto, vediamo, cambio colore, che fra me, io sono questo, e il nord, che è in questa direzione qua, e fra me e il cavallo, facciamo l'esempio del cavallo e il cavallo, misurato in senso orario. Quindi misurerò l'azimut, che sarà di 135 gradi, che mi equivale a dire un sud-est, perché è nel mezzo, se abbiamo detto 90 gradi est, 180. Quindi, oltre adesso a parlare per punti cardinali, io potenzialmente mi potrei esprimere anche per gradi. Questo ci aiuta tanto, perché si possono fare dei rilevamenti, si possono fare delle direzioni di marcia per capire, anche quando non vedo in ambiente e ho solo una carta, la direzione da intraprendere. Questo è un concetto che sicuramente sarà approfondito nelle vostre escursioni. Non so se ci sarò io nelle escursioni, ma se ci sarò, sicuramente è un concetto che prenderemo in mano. E chiaramente le prime volte si può avere qualche difficoltà, ma con un po' di pratica è abbastanza semplice. È un po' come, ci sono alcuni passaggi da fare per calcolare gli azimuth, che comunque vanno visti. Sinceramente non mi sento neanche di dirveli stasera, perché non avrebbe riscontro, non sarei io in primis efficace per spiegarvi questa cosa qua. Vi garantisco che in ambiente diventa molto più semplice. Vi faccio un esempio su tutti. Questa è una rappresentazione cartografica che è di Carpi. La mia qua, quella stellina è una rappresentazione del 1936, quindi prendetela così. Questa è carino, ecco, anche le carte vecchie ci danno un'idea storica di come effettivamente era Carpi nel 1936. Da quel tempo al 2021 si è espansa molto, ma fondamentalmente la sede del CAI di Carpi, che questa sera dovevamo essere lì, ma non ci siamo perché ognuno è a casa sua, con una bussola io dalla sede non vedo il Duomo, però posso trovare una direzione, quindi applicare un azimuth alla bussola, che se io seguo quella linea indicatrice mi farà arrivare al Duomo anche se non lo vedo. Se io lo calcolo da qua, adesso spiegata proprio in maniera sommaria, dalla sede mi prendo l'azimuth, che è questo angolo che vedo, una volta che io metto la bussola, dispongo la bussola per 40 gradi e la seguo, io seguendo quella distanza arriverò al Duomo.
è molto empirico, però fondamentalmente funziona così. Una cosa che non vi ho detto delle carte è, vedete, c'era anche nella precedente, ma qua forse si vede ancora meglio. Vedete questa quadrettatura? È un reticolato, si chiama reticolato chilometrico, perché ogni lato di questo quadrato rappresenta un chilometro. Quindi, quando io ce l'ho rappresentato in carta, anche se non ho più quella scala, però mi aiuta a capire la distanza. In linea d'area mi dà un'idea se un lato è un chilometro, vuol dire che dalla sede del CAI di Carpi al Duomo ci sono circa 2 chilometri e qualcosa, dico bene? Quindi ho già anche una stima della distanza. Se, ora è chiaro, qua non ci sono curve di livello perché rappresenta Carpi, e non è ed è in piano. Se io avessi anche la curva di livello, mi farei anche un'idea di anche del dislivello, cioè abbiamo detto prima consapevolezza. Se io questa carta la guardo prima, so che dalla sede del CAI di Carpi voglio andare al Duomo e riesco a calcolare distanza, e l'ho visto 2 chilometri e passa, dislivello adesso qui non c'è, e quindi mi faccio da un'idea, perché ci applico anche i tempi di percorrenza e riesco proprio a essere consapevole di quello che sarà la mia escursione. Ecco perché è fondamentale saper leggere una carta e man mano applicarci anche gli strumenti, vedi la bussola. Altro strumento, l'altimetro. L'altimetro è uno strumento, ora questo è uno strumento particolare, magari ecco, è segnato su tanti orologi sportivi, hanno quello che vedete in basso a sinistra, cioè ti segnano la quota. Fondamentalmente è una cosa da sapere, quindi segna la quota sul livello del mare, ti dice a quanti metri di altezza rispetto al mare sei. Ma fondamentalmente l'altimetro è un barometro, perché va in base alla pressione atmosferica. Senza stare a dilungarmi su quello che è la pressione atmosferica, tanto la vedrete nella lezione di meteorologia, l'altimetro risente molto dell'andamento della pressione atmosferica. Quindi può essere alta, quante volte l'avrete sentito, alta pressione, bassa pressione, c'è bassa pressione, c'è brutto tempo, c'è alta pressione, c'è bel tempo, per tutto un concetto che approfondirete. Ma fondamentalmente è inversamente proporzionale, nel senso che se io taro il mio altimetro e sono a quota, perché l'ho letto in carta, perché c'è una tabella a rifugio, 2000 metri, e vedo che però il mio altimetro mi segna meno, cosa vuol dire? Vuol dire che la pressione atmosferica è aumentata, quindi si va verso il bel tempo. Viceversa, se io sono a dormire a rifugio, taro il mio altimetro, perché è buona norma tararlo spesso, proprio perché risente dell'influenza della pressione atmosferica, quindi dell'aria, sono a rifugio sempre a 2000 metri, vado a letto, mi sveglio la mattina, guardo il mio altimetro, mi dà 2100 metri. Cosa è successo? O qualcuno di notte zitto zitto mi ha spostato il rifugio, cosa impossibile, ma in realtà è cambiata la pressione, cioè ci sono quei 100 metri in meno, anzi quei 100 metri in più, perché è diminuita molto la pressione, anzi con un cambio importante, perché si dice che ogni 8-9 metri è un ettopascal. Considerate che un abbassamento di pressione di 6 ettopascal in un'ora, ma anche questo lo vedete in meteorologia, porta un arrivo del brutto tempo importante, quindi il vantaggio è che si può usare anche come barometro. L'applicazione invece dell'altimetria, se io sono su quel sentiero 606 che abbiamo visto e ho tutti gli strumenti, ma ho anche l'altimetro, so che sono esattamente sul 606, se io riscontro la quota sul mio orologio, sul mio altimetro, e la applico sulla carta, leggendo le curve di livello, mi dà esattamente la posizione. Ecco dov'è l'importanza di avere un altimetro. Domande sull'altimetro? No, era facile, E introduciamo anche il GPS, anche qua avrebbe bisogno proprio di un approfondimento importante. Guarderemo un pochino cos'è, come funziona, cosa serve, ma io ci metto anche a cosa non serve, perché a volte la presunzione di dire io ho questo strumento, io sono a posto, in realtà non è così, ha dei limiti. Allora, Global Positioning System, forse mi aiuta qua il Patrick, è un sistema di posizionamento su base satellitare a copertura globale. Cosa vuol dire?
che ci sono dei satelliti, ci sono dei satelliti in orbita che mandano un segnale, ve la semplifico, anche qua ve la semplifico, che mandano un segnale, ognuno manda dei segnali, io ho un ricevitore, quello che è qua rappresentato sulla destra è un ricevitore, ma considerate che ormai un ricevitore GPS è un qualsiasi smartphone che avete, perché ce l'avete, e con una cartografia più o meno gratuita, poi ci sono dei programmi che costano, e quindi riceve un segnale tramite un sistema di coordinate, vi dà le coordinate o vi dà un punto su una base cartografica che vi dice voi siete esattamente qua. Il sistema dei satelliti, sono 32 dove operativi nel sistema GPS, perché poi non c'è solo il GPS, c'è il Galileo che è il sistema europeo, c'è il Beidou che è cinese, c'è il GLONASS che è europeo, quindi, e ormai anche tutti gli smartphone, una volta c'era solo il sistema GPS che era nato per scopi militari, poi a un certo punto verso il aperto anche a tutti i fruitori, a tutta la popolazione. All'acquisto di un apparecchio GPS, all'acquisto di un apparecchio GPS veniamo in possesso di uno strumento ricevente, cioè non è che andiamo a comprare il satellite, questo ormai abbiamo solo il ricevitore. A cosa serve un GPS? A sapere la propria posizione con molta precisione, un errore, uno scarto quasi di 5-10 metri, se non a volte un pochino meno, su qualsiasi punto della Terra che però, attenzione, abbia copertura, cioè non ci siano ostacoli fra me e il satellite. Quindi molto probabilmente avrò delle difficoltà se sono dentro un appartamento, rispetto se sono sulla cima di una montagna avrò un segnale potentissimo, ma attenzione, per dire, essere in una gola molto stretta può essere un problema, perché le pareti della montagna fanno proprio da ostacolo fra me e il satellite, quindi possono avere una ricezione distorta, magari solo di 20 metri, magari solo di 50, ma potrebbero essere, con una ricezione minima dei satelliti, anche di diverse centinaia di metri. Mi serve, se io so la posizione, posso essere rintracciato e comunicare la mia posizione anche alle squadre di soccorso. Se io gli do le coordinate di latitudine e longitudine, è come dare un po' il mio indirizzo di casa, via Garibaldi 21 Carpi, anzi piazza Garibaldi, perché a Carpi c'è la piazza Garibaldi, identifica esattamente un luogo in un punto della Terra. Così col sistema di coordinate gli do un punto che è univoco, ma mi può servire, se sono un po' uno smanettone, a fare anche una pianificazione di un itinerario. Fondamentalmente quello che mi dice è: tu sei qua. Se avete una base cartografica sotto, il vostro smartphone ha una mappa sotto, un po' come succede in auto con i navigatori, vi dà esattamente la posizione. Questo è molto importante rispetto a dovervela cercare voi, a non capirla. Però attenzione, non è che se io ho con me il GPS devo lasciare a casa la carta topografica, così come non devo lasciare a casa la bussola. Perché pensateci un attimo, una porzione di carta, una carta escursionistica di solito rappresenta un territorio, in funzione poi della carta, a volte minimo sono 12, 13, 14 chilometri per 14 chilometri. Una porzione di GPS è estremamente, se io la prendo in scala 1 a 25.000, è estremamente dettagliata. Qua devo andare a zoomare, a allargare, a definire tutto, cioè nel senso che se stringo perdo un sacco di dettagli, se allargo vedo la posizione intorno a me ma perdo tutto quello che c'è appena un pochino fuori. Quindi va benissimo il GPS, per amor di Dio, mi dà la posizione. Però questo non vuol dire che dobbiamo lasciare a casa la carta, è un errore che si può pagare con una perdita di orientamento. Idem per la bussola, se la so usare io la devo portare con me, perché la bussola di norma, vedrete nel tempo, quando andrete a tirar fuori la bussola è perché in qualche modo avete interpretato male la carta. Però se non avete il GPS e se vi serve fare un rilevamento o anche solo orientare la carta perché non ci sono le condizioni, leggete nebbia fitta, la bussola mi può servire.
Dal GPS la base cartografica adesso è migliorata molto, è migliorata tantissimo, ma non riuscirete mai a leggere l'orografia del territorio come si legge su una carta escursionistica. Abbiamo visto quanti dettagli dà e stanno migliorando molto, devo essere sincero. Lasciare a casa la testa, beh, insomma, per fortuna io ce l'ho attaccata al collo, però se no sarebbe un problema per me. Ma questo nel senso, usiamo sempre il buon senso. Non è uno strumento che ci salva la vita. Molto spesso la cartografia è algebra, o anzi, è arabo, sarà arabo anche il GPS. Utilizzo tipico, lo posso usare prima, durante e dopo, prima per caricarci le tracce. Ci sono delle tracce che sono ormai condivisibili, quindi io le posso caricare sul mio GPS e seguire, un po' come Pollicino faceva con le bricioline. Posso pianificare il percorso, anche se secondo me la pianificazione è conveniente farla su una carta topografica. Segnare già sul GPS, si chiamano waypoint, dei punti importanti che io nella mia pianificazione vedo e inserisco nel mio GPS. I GPS danno anche la quota, quindi per una verifica delle posizioni della quota. Sono esattamente qua? Il GPS aspetta che l'accendo, che faccio una verifica. Questo mi aiuta molto a tenere e a registrare una traccia. Anche questo è importante, perché dovessi tornare indietro, hanno tutti una funzione che si chiama trackback, che mi fa ripercorrere esattamente il sentiero ritroso. Come vi dicevo prima, anche per contattare il soccorso alpino, perché gli do quelle famose coordinate, o comunque gli so dare un punto che altrimenti avrei molto... sarebbe molto difficile, perché in qualche modo mi sono perso e non so come poter fare. Per tenere un archivio anche elettronico, anzi sono andato troppo giù, dopo la gita fare un'analisi del percorso. Se siete amanti di statistiche, un GPS vi dà tutto un insieme di dati, il dislivello fatto, in quanto tempo siete stati fermi, l'escursione totale, tantissime informazioni, e poi queste tracce le potete archiviare per condividere con i vostri amici. Spesso succede sempre più spesso, ma a chi secondo me ha poca dimestichezza di quello che è la cartografia, e un po' mi dispiace, mi giri la traccia GPS di quel percorso, oppure ma quello lì, ho preso una carta ma non c'ha il dischetto con le tracce GPS. Un buon lettore di carta sinceramente non ha bisogno, se ce l'hai meglio, perché magari lo accendi anche 3 minuti quando proprio ti sei perso, ti aiuta molto, ma fondamentalmente con una buona lettura di carta vedrete che non c'è bisogno o lo userete poco. Avete delle domande? Perché io con gli strumenti avrei finito. Adesso siamo ormai a conclusione di questa serata. Alla fine io dico sempre che un buon corso, una buona lezione deve, se in qualche modo lo ritenete opportuno, se avete compreso qualcosa, portare a un cambiamento. Cosa adotterò per quel che riguarda la materia della topografia e orientamento, cioè che comportamento adotterò da domani mattina? Un buon corso, una buona formazione deve portare sempre a un cambiamento. Io da domattina cosa farò? Intanto, quando sono ancora a casa e devo partire per la mia escursione, inizio a guardare la mia carta topografica, adesso che la so leggere, perché abbiamo visto tutte le cose che ci sono. Provo a vedere, a individuare intanto il tempo, il dislivello, ma anche i punti difficili che noto sulla carta, o eventuali vie di fuga, perché qui chi fa escursionismo ad un buon livello, ad alto livello, non necessariamente fa la passeggiatina di 2 ore che da rifugio arriva alla cima più vicina e poi scende giù. Quando si parla di escursionismo vuol dire anche fare delle alte vie, dei trekking di più giorni, quindi stare in montagna anche tanto tempo è una cosa bellissima, cioè andare da mattina a sera camminando, raggiungere i posti è una cosa stupenda. Si dice: non ci sei mai stato veramente se non ci sei arrivato a piedi. Ecco,
questo l'escursionismo ci aiuta tanto, ma in una programmazione di un trekking plurigiornaliero è bene fare delle considerazioni. Molto probabilmente rimango in quota per tutta la giornata. Può essere che so, vi faccio un esempio, un temporale, io ho bisogno di scendere giù velocemente, quindi nella nostra programmazione guardare anche quali sono le eventuali vie di fuga, nel senso sta avvenendo davvero un temporale, io devo scendere giù, se ho guardato quale può essere una via di fuga più veloce, se io l'ho guardata a casa, mi sono fatto un'idea, me la sono in qualche modo memorizzata, sarà molto meglio che sta arrivando un temporale e il tempo in montagna cambia rapidamente e che dover tirare fuori la carta, guardare, allora io sono qua, ma non sono sicuro, forse sono qua, dove, cosa devo fare per scendere? Cioè il temporale è già arrivato, vi siete preso l'acquazzone e forse anche qualche fulmine. Quindi questa è una buona cosa da fare, è portare sempre con voi una carta topografica e anche la bussola, quindi la carta topografica, saperla leggere, la bussola, saperla usare e guardare ogni 10-15 minuti, fare un riscontro. Io sono esattamente qua, mi sto orientando. Forse adesso 10-15 minuti possono essere effettivamente tanto. Cos'è questo? Quindi ogni tanto avere un riscontro. Allora io sono qua, è vero che sono qua perché tutto mi coincide, io so dove sono, da dove sono arrivato, dove sto andando e cosa c'è fra me e la mia meta. Questo è molto importante, anche perché se io dovessi perdere l'orientamento, se me ne accorgo dopo 2 ore è un pochino più difficile rispetto a ho sbagliato cinque minuti, ritorno indietro, riprendo il sentiero giusto. Può succedere che ci perdiamo, succede spessissimo anche a me, che ormai faccio queste lezioni, che faccio dei corsi di proprio dedicati alla topografia e orientamento. Tra l'altro a Carpi ne facciamo uno proprio dedicato che invece di queste 2 ore dura 6 lezioni intere e 3 uscite proprio dedicate a questa disciplina, proprio per dirvi che non è facile. Se ci perdiamo, nessun problema, se siamo arrivati lì in qualche modo ci saltiamo fuori, niente panico, ragioniamo e respiriamo. Intanto proviamo a tornare all'ultimo punto noto, se ci sono arrivato in qualche modo provo a ritornare indietro, magari ci introduco anche, guardo la bussola, faccio la misurazione, quando saprete come si usa, guardo l'altimetro, guardo che effettivamente che quota sono, se mi riscontro. Una cosa che sarebbe meglio non fare mai è dire ok, io sono in montagna, scendo, perché tanto devo scendere in pianura e quindi vado bene. No, è sbagliato, perché se io scendo nel versante opposto, io in qualche modo vado a finire che sbuco in un punto che non ho sbocchi e devo risalire. E poi devo magari ricercare il percorso e scendere dall'altra parte. Tantissimi incidenti dovuti alla perdita di orientamento sono causati da questa cosa, perché andando in montagna, va bene, mi sono perso, scendo, vado giù, indipendentemente dalla direzione, dal versante eccetera, io vado giù. In realtà è un errore, perché se abbiamo perso l'orientamento, non sappiamo più orientarsi, conviene salire, perché se io salgo ho più visione di territorio. Quindi magari salgo anche solo di 30-50 metri di dislivello, mi accorgo, esco dalla radura, ho un cucuzzolo che mi permette di vedere il campanile del paesino dove ho parcheggiato la macchina, quindi capire la direzione rispetto ad andare dalla parte opposta. E di notte è chiaro che se io non conosco la zona mi sono perso, è meglio rimanere fermi, magari non ho neanche la frontale, magari non sono equipaggiato, quindi rimanere fermo, perché rischiamo anche con la scarsa visibilità di farci del male, sperando che uno abbia l'abbigliamento giusto, proteggersi il più possibile prima delle luci dell'alba e ripartire con la ricerca. Se mi dovessi proprio perdere, devo chiamare il soccorso alpino, devo in qualche modo contattarli, però andare a chiamare il soccorso alpino e dire che mi sono perso diventa difficile. Per noi spiegargli dove effettivamente sono, per loro venirti a cercare. Quindi c'è da dargli
chiaramente loro hanno tutta una procedura dove iniziano a farti tutta una serie di domande, però insomma se gli dite dove, cosa vedete, dove siete, da dove siete partiti, su anche solo la provincia per assurdo, chiaramente se avete le coordinate GPS diventa semplice, ma se vi siete persi molto probabilmente non ce l'avete. Quindi quello che vedete, loro restringono molto il cerchio e vengono a ricercarvi. Questo è un po', sono un po' i consigli della nonna, ma sono veramente importanti, che andrebbero in qualche modo messi in pratica ogni volta che succede che ho paura di aver perso l'orientamento. Bene, io ho finito. Se avete delle domande, ben volentieri, sono qua, altrimenti vi faccio il riepilogo. Quindi abbiamo visto l'importanza del sapersi orientare, anche cosa vuol dire sapersi orientare. Abbiamo fatto una carrellata di quelli che sono gli strumenti. Importante, siamo soffermati molto sulla carta topografica perché è veramente importante. La bussola, l'altimetro, e per chiudere col GPS abbiamo chiuso con una serie di consigli pratici, perché bisogna essere pragmatici. Io non ho nient'altro da dire, vi lascio con questa slide, visto che siete all'inizio della vostra carriera escursionistica, con questo personaggio, se continuerete la vostra attività di montagna vi ci scontrerete sempre, che è stato un grandissimo alpinista, forse già lo conoscete, cioè questo ha una fama che già il nome lo precede, ha fatto tanto, è stato tra l'altro un grandissimo esploratore, che è Walter Bonatti, ha fatto delle cose incredibili, anche come esploratore, che mi ha colpito una frase che lui una volta disse, che è meglio partire e perdersi piuttosto che non partire mai. Quindi non abbiate paura di andare e perdersi, purché si abbiano le capacità anche di ritornare a casa. Nel senso, mettetevi in gioco, abbiate la consapevolezza su quello che sono gli strumenti. Non ho un orientamento che è innato, ma ci sono degli strumenti da poter utilizzare, perché se il rischio deve essere quello di rimanere a casa, vi perdete una cosa importante per la paura di rimanere di perdersi in montagna. Grazie per l'attenzione e buona notte a questo punto, perché l'ora è tardi. Vi lascerò le slide e, come promesso, vi darò anche degli esercizi che sono molto semplici, sono una decina di domande, quindi vi darò una scheda, ve la manderò, 10 domande inerenti a quello che è stato detto. Vi allegherò anche una porzione di carta topografica dove prendere i vari punti, esercizi e da riscontrare su quella mappa che vi manderò. Poi, se vi va, li chiamo i consigli da un minuto. Durante il giorno non ho molto tempo, ma avete il mio numero che è nella chat, avete la mia mail, quindi se volete un ulteriore approfondimento ben venga, e se siete d'accordo 10 minuti prima, magari lo regoliamo un quarto d'ora prima, la settimana prossima ci fermiamo e guardiamo quello che è emerso dagli esercizi. Grazie a tutti e buonanotte.